l'agricoltura era diventata per la comunità uno spreco o qualcosa che poteva pure non esserci. Viviamo, no, secondo me, in una situazione di pazzia, perché nello stesso tempo poteniamo 2-3 miliardi di persone che muoiono di fame. Molto impegno ci vuole per questo, quindi ben vengono queste belle manifestazioni che sensibilizzano in questo senso. Noi con questo lavoro all'interno poi del mondo agricolo stiamo cercando di svolgerlo con le masserie didattiche. È un'azienda che trasferisce i suoi saperi, i suoi sapori, la sua cultura, perché come era diventato uno spreco l'agricoltura per alcuni, anche i luoghi erano diventati dei luoghi ormai indefiniti, gli avevano tolto l'anima, la storia, la cultura. Il territorio rurale era un territorio, diciamo, laddove si poteva fare di tutto, si potevano fare le attività più pericolose, si potevano buttare le immondizie. Quindi noi abbiamo recuperato questi bei luoghi, le abbiamo data l'identità, abbiamo dato l'anima, abbiamo messo i valori e poi gli sforzi che stiamo facendo oggi è quelli di trasferirli e di dirgli che sono i luoghi essenziali, i luoghi indispensabili perché ci possa essere la vita, no? È l'amore per il mondo rurale che ci unisce. L'amore per il mondo rurale non è un prodotto, non è una cosa che ci siamo inventati adesso, ma fa parte della nostra vita e della nostra storia. Innamorarsi di questo mondo attraverso le fattorie didattiche è molto semplice, è molto facile, perché incroci ragazzi, incroci anziani, incroci persone di tutti i tipi, dove ti accorgi che poi dentro l'animo c'è comunque questo amore per la terra e questa storia per la terra e per la natura che te sta portando avanti. Perché presentarci io e Giulio con questo amore per il mondo rurale in una manifestazione come Spreco? Io credo che sia proprio il punto iniziale e principale. Noi stiamo sprecando un mondo, anzi lo stiamo annullando e distruggendo. Probabilmente all'inizio è una nicchia, ma che va in qualche modo incentivata, quindi con un'azione di marketing. Una volta che abbiamo coordinato tutti i servizi, abbiamo creato il pacchetto, noi lo offriamo al mercato. Questo è il nostro compito, la nostra missione è questa qua, per avere interscambio fra le due regioni con la possibilità di creare insieme un pacchetto che possa essere poi esportato nelle altre regioni d'Italia. Sempre nell'ottica della valorizzazione dei servizi che loro offrono, nella formazione, nell'azione di didattica che loro hanno nell'ambito della loro attività.